buongiorno a tutti, siamo con Stefania Fedele, ciao! Ciao! Dunque, io sono un istruttore cinofilo, mi occupo di riabilitazione comportamentale e con il gruppo Jeff Russell Italia abbiamo avuto questa idea di fare delle pillole di cultura cinofila proprio per fare un'introduzione a quella che sarà la giornata intensissima con i nostri amici Jeff Russell. E nello specifico parleremo in questo momento dell'educazione, che cos'è l'educazione, e poi arriveremo magari a parlare anche di che cos'è lo sport, che cosa serve lo sport. E appunto, nello sport, nelle, come si affronta, come ci si incontra. Allora, guarda, lo sport sicuramente è un proseguimento naturale di quello che è l'educazione, ed è una cosa fondamentale, perché lì la relazione, il legame affettivo tra il proprietario e il cane diventa veramente all'unisono, c'è una sinergia incredibile. È chiaro che bisogna comunque considerare sempre, ed è importantissimo, le caratteristiche del cane, ovvero non solo quelle attitudinali di razza, che in questo caso sì, non saranno cani appunto da tana e quindi l'attività venatoria, ma sicuramente proprio quello che è il piacere del cane a fare qualcosa insieme a noi. Quindi possiamo veramente spaziare da quello che è il cursing, che è una disciplina benissima, fare un seduto a un terra resta un cane, che sono banalmente, scusate se uso banalmente, degli esercizi di controllo, ma quelli saranno assolutamente utili in una seconda fase, dove comunque il cane sarà pienamente integrato nella socialità sia familiare che quella dove chiaramente vive, nel contesto urbano. Quindi anche fuori dal assolutamente contesto. Sì, l'educazione è a 360 gradi, soprattutto non esiste un'applicazione in cui io posso scaricare e dire oggi il cane mi ha morsicato il divano, come mai, cosa succede? Bisogna sempre vedere nella situazione più ampia quali sono le motivazioni che hanno spinto il cane ad arrivare a fare questo tipo di azione. Normalmente quando mi chiamano per fare degli interventi chiaramente per il proprietario il problema è sempre il cane che è al guinzaglio, non viene al richiamo. In realtà c'è proprio uno squilibrio nella relazione, ovvero ci sono proprio delle incomprensioni in corso. La cosa importante è capire il nostro cane dal punto di vista emotivo, supportarlo, che questo non significa essere assolutamente dipendenti dal cane, stendere il tappeto rosso, esatto, ma significa essere attenti alle sue esigenze, cioè andare insieme a fare qualcosa. Lo spirito di cooperazione, di collaborazione deve essere alla base di quello che è veramente la costruzione di un legame affettivo con il nostro amico quattro zampe, ma chiunque sia. Chiaramente consideriamo anche che purtroppo, scusate questo tipo di parola, in realtà i cani di razza sono tutti cani da lavoro, perché sono stati selezionati per fare un'attività, che sia un'attività venatoria, che sia un'attività di guardia, che sia un'attività di recupero di bovini o comunque di pecore, in genere di bestiame, comunque sono tutti selezionati. Se noi non riusciamo a capire questo, se prendiamo un bellissimo Jack Russell dal punto di vista morfologico, accattivante perché ci piace, e poi lo teniamo tutto il giorno sul divano, sicuramente potremmo avere dei grossi problemi nella quotidianità. Il cane è marroneggiato. Allora, diciamo che fino a 5-6 mesi il fatto di fare un'attività masticatoria, cioè di rosicchiare, come si suol dire, è abbastanza pertinente e normale, anche perché c'è una distinzione ancora in corso che per alcuni cani terminerà con l'eruzione dei molari a 9 mesi. Diciamo che dopo l'anno, se un cane continua a rosicchiare e continua a magari sporcare anche in casa e quindi avrà dei comportamenti eliminatori non corretti, vuol dire che c'è un problema di fondo che non è stato comunque percepito inizialmente, quindi vuol dire che purtroppo c'è stata, in questo caso lo uso ad occhio, purtroppo non c'è stata una sufficiente attenzione in quelle che sono le esigenze del cane. Questa è l'educazione. È chiaro che con questo tipo di attenzioni qualsiasi cosa poi andiamo a proporre al nostro amico sarà ben felice di farlo insieme a noi, anche forse una banalissima passeggiata in un bosco dove ci ritagliamo un momento tutto nostro, e perché no, anche con una bella coperta metterci per terra e rilassarci, forse è la cosa migliore per il rapporto e il legame effettivo
il nostro amico e la cosa più importante da dire, allora, se il lavoro che viene fatto in quel momento serve anche fuori, certo, perché comunque alla fine lo sport poi è ritornato nella vita quotidiana, esatto, perché comunque nello sport vai a forzare tutto quello che è la comunicazione con il cane, l'autostima del cane, l'essere parte integrante di un gruppo, un cane più equilibrato su tutti i punti di vista, quindi una buona performance sportiva significa anche avere una buona qualità di vita, quindi un'ottima intesa nella vita quotidiana, avere un cane che magari ti cammina vicino perché magari conosce, bravissima, esattamente, questo è lo spirito della rally o dell'obedience, che chiaramente vanno a lavorare su quello che si chiama educazione avanzata, cioè ottimizzare proprio la sinergia, il rapporto di cooperazione, esattamente, però sotto segnale, quindi avere una comunicazione anche verbale che chiaramente fa parte della nostra comunicazione diventerà sicuramente molto più efficace nella quotidianità, dire a un cane vieni e sapere che il cane capisca che cos'è la parola, perché mi sono dato da fare per fargli capire che cos'è, esattamente, perché sennò chiamare il cane, chiamare il fido e dargli un bonbon non è quello sicuramente il richiamo, potrebbe avere un'efficacia in un determinato contesto, ma proprio perché in quel contesto non ci sono determinati stimoli che motivano il cane, ma in un altro contesto sicuramente questa, esattamente, quindi è per quello invito tutti a educare il cane, ma soprattutto a proseguire la loro educazione nello sport, perché l'aiuterà tantissimo proprio nella quotidianità. Grazie mille. Grazie a voi, grazie, e sono felicissima di partecipare. Se siete da questa parte, venite a trovarci. Ciao.